Eccoci qua, buon inizio di settimana a tutti. Mi vorrei presentare. Il mio nome è Matteo, molti mi conoscono come Mitrel, faccio parte del team Element da poco e sono il nuovo youtuber dedicato al settore Hearthstone. Per me è stato un onore e un piacere essere inserito tra la squadra. Spero che di fare bene e che voi vi divertiate a vedere i miei video. Allora, ringrazio tutto il team Element e Aulox per l'opportunità che mi ha dato e vorrei parlarvi un po' delle idee che vogliamo inserire in questa rubrica, perché come alcuni magari di voi sapete, io ho già un canale, il mio canale personale, dove appunto faccio lo youtuber per Hearthstone sostanzialmente. E lì affronto varie tematiche, tra tutorial per i neofiti chiaramente, e anche dove vado ad affrontare la classifica e faccio diciamo la normale routine di Hearthstone sostanzialmente. Però qui, nel gruppo Element, vorrei in accordo appunto con il team, creare delle rubriche. Rubriche che magari posterò nel canale una, due volte la settimana. E ci stiamo un po' cervellando, ragazzi, sul cosa proporvi. E vi do delle dritte, perché mi farebbe piacere che nei commenti ci aiutiate anche a capire che cosa preferireste vedere. E niente, ora vi faccio delle piccole dritte. Allora, vorremmo creare, appunto, come vi dicevo, queste rubriche. L'idea, ad esempio, è considerazioni sul meta, quindi magari pubblicare una o due volte al mese una conferenza, una specie di conferenza che magari posso fare insieme agli altri top player di Element, se loro sono d'accordo, a me farebbe solo piacere, dove possiamo parlare del meta attuale, spiegarlo, vedere come magari affrontarlo anche, vedere se ci sono delle novità e altre cose. E questa può essere un'idea. Un'altra idea è creare, chiaramente, un'altra idea è fare delle analisi sulle news di Hearthstone. Quindi parleremo, faremo una bella rubrica dove parleremo delle nuove carte, dove parleremo delle nuove avventure, dove parleremo di tutto quello che è Hearthstone, sostanzialmente, delle novità, dei nerf, magari anche di nerf necessari che io ritengo o altri membri di Element possono ritenere necessari al gioco perché si sta un po' appiattendo e cose del genere. E questa è un'altra idea. Un'altra idea. Mostrare, e questa non la posso fare da solo, chiaramente avrò bisogno dell'appoggio dei player di Element, dei top player o di chi voglia perdere un po' di tempo in mia compagnia, è di mostrare personaggio per personaggio i vari mazzi possibili, ok? Oppure mostrare, sono tutte idee, ragazzi, da macinare, oppure mostrare il mazzo più giocato, che magari più nell'anima di quel personaggio, più caratterizzante per quel personaggio, e magari mostrare, analizzare i vari matchup, cioè spogliarlo, svuotarlo e parlarne, far capire di che cosa stiamo parlando, vedere come si gioca, vedere come le combo possibili, vedere come rispondere ad eventuali tipi di gioco e ad eventuali meccaniche. Questo non è facile, chiaramente. Sicuramente avrò bisogno, come dicevo, dell'aiuto dei top player anche per parlare insieme a loro e analizzare insieme le varie possibilità. Premetto, io non sono un genio. Mi reputo un giocatore medio alto, nel senso con una buona esperienza di gioco e quindi non sono un genio, non sono il più bravo del mondo, però spero che vi possa essere d'aiuto le mie idee, le mie attività, ecco.
E poi, come ultima idea da poter portare come rubrica nel canale, è fare delle... perché dobbiamo pensare non solo a chi è bravo a giocare, almeno secondo me, dobbiamo pensare anche a chi entra nel mondo di Hearthstone da poco, oppure chi ci è entrato da tanto ma non riesce ancora bene a capire come funziona il gioco, o meglio, a capire l'effetto potenza delle combo con le carte e quindi fare dei brevi tutorial dedicati a qualunque cosa, quindi a che cosa ai pick migliori da scegliere in arena, tutorial su come magari giocare determinate sessioni, quindi spiegare che ragazzi è meglio giocare agro e cose del genere, ma quello lo affronteremo. Queste sono delle pillole, solo per parlarvi un po' delle mie idee da affrontare nel canale. E poi, come ultimo punto, ragazzi, ditemelo voi. Nel senso, io sarei lieto e felicissimo se sotto ai commenti di questo video inseriste anche le idee di quello che vorreste vedere voi. Perché una mente può fare bene, cinque menti insieme possono fare molto, ma migliaia di menti insieme sono Dio, ragazzi, quindi sarebbe ottimo poter avere uno scambio di opinione con voi su quello che vi piacerebbe vedere nella rubrica. E se avete anche un consiglio su una rubrica che io magari non ho citato adesso, un qualcosa che vi piacerebbe vedere, ma magari non, nessuno ve lo o non lo trovate in giro, oppure qualche idea, io sono aperto a qualunque cosa e la possiamo analizzare insieme. Quindi, ragazzi, io adesso vi invito a mettere mi piace a questo video, anche se questa è stata giusto una presentazione, niente di più. Vi invito a mettere mi piace a questo video, vi invito a commentare e a dare un'occhiata nella descrizione, perché nella descrizione del video inserirò anche il mio canale. Mi farebbe piacere se vi iscrivete anche al mio canale in modo da continuare a stare sempre insieme durante la settimana, altrimenti nel canale Element pubblicherò solo una o due volte alla settimana. E per le rubriche che vi dicevo prima. E niente, ragazzi, spero che i futuri video vi piacciono, spero di creare un buon intrattenimento e che tutti voi siate felici e che il canale cresca, quindi condividetelo il più possibile e speriamo di crescere insieme. Va bene, ragazzi? Per me è un piacere e Mitra vi saluta e ci vediamo la prossima volta. Ciao, ragazzi.